Ora chiede di intervenire il deputato Di Battista, prego. Parliamo di cultura, Presidente. A parte il fatto che Galan è ancora il Presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati e Galeotto ha patteggiato e sta agli arresti domiciliari in una villa sontuosa e questa è anche responsabilità sua. Non so se per lei è giusto che nel Paese della Cultura il Presidente della Commissione Cultura sia agli arresti domiciliari e percepisca due indennità, una come parlamentare e l'altra come Presidente della Commissione Cultura. Però andiamo alla sottosegretaria del Ministero della Cultura, Francesca Barracciu, che non so se sapete è sotto indagine in Sardegna per peculato. I PM gli contestano 78.000 euro di spese pazze, di cui 33.000 euro spese per rimborsi in carburante. Ecco, abbiamo calcolato, Presidente Boldrini, che con 33.000 euro di carburante si possono percorrere 370.000 chilometri, cioè la distanza dalla Terra alla Luna. A questo punto avevamo un'astronauta nel governo, Francesca Armstrong Barracciu, ma non ce ne eravamo resi conto. No, perché poi questi quattrini che spariscono, mettiamoli in relazione ai dipendenti di Meridiana che verranno qui fuori a protestare in una terra martoriata, vengono da una terra martoriata come la Sardegna. Ecco, oggi l'attore Alessandro Gasma, che tra l'altro è un attore, per me è un bravo attore, ha chiesto su Twitter giustamente le dimissioni del sottosegretario, e il sottosegretario alla cultura gli ha risposto così: chiarirò tutto a fondo. Lei intanto che impara a fare attore può evitare far pagare biglietto cinema per i suoi film. Grazie. Il sottosegretario del Ministero della Cultura. Ora, dopo questi tweet, dopo le inchieste, dopo lo strazio che avete fatto diventare questo paese in materia di cultura, pensiamo che Francesca Armstrong Barracciu si debba dimettere le sue dimissioni. Parafrasando quella frase famosa, sarebbero, Presidente, un piccolo passo per un'indagata, ma un grande passo per l'umanità. Grazie.